Ciao, buongiorno. Torniamo un attimo a parlare di tartarughe. Allora, voi sapete che nei giorni scorsi abbiamo riportato alcune situazioni in cui alcuni bagnanti sono stati morsi da alcune tartarughe, forse anche la stessa tartaruga. E se diciamo le voci sono girate, poi diciamo ci sono anche alcune cose un po' goliardiche e scherzose che girano su WhatsApp. Allora, abbiamo preferito chiamare il signor Guido Pietro Longo dell'Università di Padova, che c'è il centro specializzato per lo studio delle tartarughe marine e dei mammiferi marini, in cui ci ha spiegato che le tartarughe, uno, non attaccano, basta avere un comportamento rispettoso e lasciarle stare distanti, e le tartarughe non fanno male a nessuno. In sostanza è questo. Però, siccome appunto io non sono un esperto, ho preferito chiamare appunto chi è esperto, e dalle sue parole potete capire, sentire qual è la situazione. Non c'è nulla di allarmante, non c'è nulla di sensazionalistico, è una situazione per fortuna positiva, visto che se arrivano le tartarughe vuol dire che al di là del cambiamento climatico evidentemente il mare è pulito e vivo, come ci diceva l'altro giorno il dottor Guido Pietro Longo. Ecco, quindi vi invito a ascoltare attentamente cosa dice questo che è esperto di tartarughe, non è diciamo sicuramente l'ultimo arrivato in questo frangente. Un input. No, io ti ho detto quello, la cosa fondamentale da ripetere sono che sono degli eventi che sono capitati sporadicamente, è successo solo 2 volte in 2 giorni consecutivi, probabilmente già dal primo giorno non si sono adottati dei comportamenti adeguati nei confronti delle tartarughe, e questo ne abbiamo avuto conferma perché abbiamo avuto varie testimonianze che hanno cambiato un po' le versioni. Perché la gente era lì che nuotava, invece poi si è scoperto che era gente che cercava appunto di attaccare, La di tartaruga. attaccarsi, no? E di inseguire le tartarughe. Pertanto la tartaruga non ha fatto altro che difendersi, punto. Io poi non ho parlato con la gente del luogo, ho avuto solo contatti con un bagnino, e questo mi è stato riferito, niente di più. Io direi come tu ben sai, nel giornalismo bisogna sempre condividere informazioni chiare, corrette e complete. Capisco che c'è bisogno di vendere, di avere click da parte del giornalismo moderno che utilizza titoli sensazionalistici. Questo non è il nostro stile, pur avendo anche noi un ufficio stampa e occupandoci anche di questo tipo di comunicazione, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Tutto qui. L'importante è che il nostro obiettivo è di mantenere gli animali tranquilli e avere un codice di comportamento condiviso da parte di chi ci ascolta, come gli assistenti bagnanti che hanno subito recepito l'invito e subito hanno condiviso con i bagnanti questo tipo di informazioni con esito positivo. Infatti ieri poi non c'è stato nessun episodio, anche perché poi le tartarughe marine non sono così stanziali nello stesso punto, nello stesso areale a lungo termine, no? In un lungo periodo, quindi magari ieri con altre correnti, altre manifestazioni meteorologiche, magari gli animali si sono allontanati o l'animale, insomma, questo non si può dire con certezza, appunto. Certo. Tutto Ma qui. non è che magari c'ha le uova e vuole andare a depositarle, magari. Tutto è possibile. Possiamo solo fare ipotesi, la scienza e la natura ci può permettere di fare solo ipotesi, nulla è certo. Ecco, quello che avete sentito è il dottore Guido Pietro Longo dell'Università di Padova, che segue appunto il centro specializzato nello studio dei mammiferi marini e delle tartarughe, e quindi non c'è nulla da preoccuparsi, basta stare distanti, se dovesse capitare ancora, basta stare distanti e andrà tutto bene. Per il momento è tutto, grazie e attenzione e buona giornata a tutti e buon bagno.